Ciao! In questo video vediamo tre semplici posizioni di yoga per andare a estendere i muscoli lombari della parte lombare della schiena. Sono muscoli che rimangono spesso contratti, quasi sempre, e non andiamo mai a estenderli completamente. Quindi questo ci provoca fastidio e a volte addirittura dolore. Iniziamo subito con le posizioni, sono tutte molto molto semplici e anche rilassanti. Iniziamo portandoci a terra sul nostro tappetino. Andiamo a portare il piede sinistro al di fuori del tappetino e incrociamo sopra la gamba destra. Ok? Passiamo il braccio sinistro fuori dal tappetino e stendiamo il braccio destro. Con la mano sinistra vado ad afferrare il polso destro e tiro leggermente. Devo sentire, appunto, inizio a sentire l'estensione dei muscoli lombari, quindi dal bacino verso l'alto. Il mio corpo ha una forma a banana e posso modificare la posizione in modo da aumentare l'estensione. Posso rimanere in questa posizione anche per alcuni minuti. Sono posizioni che io ti consiglio di fare sempre. È bellissimo farle la mattina, quindi le puoi fare a letto, durante il giorno, ma soprattutto la sera prima di andare a dormire, per andare a sciogliere le tensioni che si sono accumulate durante la giornata e che, se trattenuti dei muscoli, non ci permettono di riposare, di dormire tranquillamente. Torniamo al centro, andiamo dall'altro lato. Come ti dicevo, queste posizioni le puoi tenere anche più a lungo. Il piede destro fuori dal tappetino, la gamba destra sopra, sposto anche le braccia verso destra, afferro il polso sinistro con la mano e tiro gentilmente e sto respirando qui. Sento l'estensione, cerco di creare più spazio. Non trattengo la posizione, ma cerco di estendere gentilmente il mio corpo. Magari una parte sentiamo che ha più bisogno dell'altra, di estensione. Solitamente siamo tutti un po' di disequilibrio da una parte all'altra. Okay. Torniamo al centro, pieghiamo le ginocchia, ci voltiamo su un lato e ci portiamo a sedere. Qui ci sediamo in una posizione comoda, gambe incrociate. Porto la mano sinistra a terra, sollevo il braccio destro e mi inclino verso sinistra, guardo verso l'alto. Vado a portare la mano destra alla base del collo, apro guardando verso l'alto, quindi faccio proprio il movimento di apertura e il mio gomito destro si rivolge verso l'alto. Posso rimanere sulla mia mano sinistra o poco per volta scendere, però non devo
sollevarmi in questo modo, ok? Quindi gli ischi rimangono entrambi a terra. E ancora una volta sento l'estensione partire dalla base della mia schiena, salendo. Inspirando, torno su. Sto un attimo con la schiena dritta. Vado dall'altro lato, quindi la mano destra a terra, il braccio sinistro verso l'alto, incomincio a inclinarmi, la mano sinistra alla base del collo, apro, guardo verso l'alto, apro bene il petto, quindi la schiena è dritta e poco per volta scendo lateralmente. Respiro. Inspirando, risalgo. Ok, bene. Ora vado a portare la mano sinistra sul ginocchio destro. Inspirando, sollevo il braccio destro, mi inclino in diagonale in direzione del mio ginocchio sinistro. Guardo verso l'alto. Respiro. Inspirando salgo e mano giù dall'altro lato, quindi la mano destra va sul ginocchio sinistro. Inspirando stendo la schiena, braccio sinistro verso l'alto e in diagonale in avanti e verso destra. Inspirando salgo e sciolgo. Bene, come hai visto sono proprio semplici esercizi. Li puoi ripetere nuovamente in sequenza come abbiamo fatto o puoi rimanere anche fino a 3 minuti per ogni posizione. Spero che questo video ti sia stato utile. Ci vediamo alla prossima. Ciao!